28 giugno 2024, siamo a Cortina. Ho dormito in campeggio, dopo tre campeggi girati, l'ultimo finalmente aveva una piazzola. Ieri è un po' piovuto, oggi c'è il sole, fa già caldo, sono le 9:30 del mattino e adesso vado a Cortina a ritirare il pettorale. Ovviamente a Cortina cosa vado a fare? 120 km, partenza ore 23 e adesso vado all'Expo. Sono le 20:30, inizia l'avventura. Adesso mi sparo questi 2,5 km e poi ci vediamo su. Borse consegnate, ci avviciniamo alla zona puttanaio. Sono qua con il mio amico Filippo, conosciuto qua, mio nuovo amico Filippo. Da dove vieni? Da Sarzana, Sarzana, La Spezia. La Spezia, se stavo sbagliando. Stavo Sarzana è dicendo provincia Pavia. di Comunque prima mi hanno intervistato, ovviamente non ho capito un cazzo in inglese, cioè figura di merda a livello planetario. Assicurato bene, assicurato bene. Vabbè. Comunque no, mancano 40 minuti, ce ne avete già piene le palle, cioè, Vediamo l'ora non di vediamo partire. l'ora di partire. Guarda Cioè, come va. fateci partire, Sì. anche in anticipo, fateci partire, non ce la facciamo più. Vabbè, a dopo, con Filippo, pensiamo di fare un pezzo assieme, dai. Di luci. Siamo più o meno al 10° chilometro, siamo intoppati, l'indiana rigorosa. Siamo quasi al chilometro 16, qua c'è il grigliatore, c'è la nebbia, cazzo. Raga, primo ristoro, io lo salto. Qua c'è stramacello. Passo tre croci fatto, ristoro. E adesso ci sono 14 km con 645 metri di dislivello. Finita la discesa, siamo a 33 km. Adesso salita. Fino adesso estremamente corribile. Anzi, forse ti invoglio a spingere un po' troppo. Dai che tra poco è l'alba. Ne ho appena superato uno. A piedi nudi, cioè, a piedi nudi, siamo quasi a 40 km. Passato il ristoro di Misurina, questo è il lago di Misurina. Sono tolto manicotti, mi sono tolto tutto, vaffanculo. Adesso mi viene lo sguaraus. No, no, che me le chiamo. 8 ore di gara, sono le 7 del mattino. Il rifugio Auronzo 49,6, dopo ne mancano 17,6 per il prossimo ristoro. E dopo la Tuscany ci ritroviamo sì. qui alla Lavaredo sulle Dolomiti, alla 120. In questo paradiso terrestre. Fantastico, ragazzi. Grandi. Provare per credere. Provare per credere. E siamo stati anche graziati dal tempo dopo. Veramente. Bene, bene. Ok. Grandissimo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. No, beccatevi il tipo a piedi nudi sulla neve. Figa. Vedi? Bene, chilometro 54,
l'unica vacca che voglia che ho di buttarmi nel ruscello. Fa un caldo, sembra non finire più sta vallata. E poi è tutta da correre. Sarà gelida quell'acqua. Cazzo, finalmente un po' d'ombra. Stavo cuocendo. Adesso sono 62 km quasi. Osti, qua si rischia di lasciarci dentro la scarpa. Mi sembra di averla già vissuta questa cosa. Tipo vasi di Creta. Puttana troia di merda. Ma vaffanculo. Adesso me le lavo là però. Sempre se non mi rimane dentro la scarpa, cosa probabile. Puttana che merda. Sì. Ah, che bello. Ah, cazzo, e due grandi tap. Aiuta un pochino. Che troia. Finalmente alla base vita di Cima Banche. Come cambio, mangio e si riparte. Lascio un mare in cuore alla base vita di Cima Banche. Comunque ho detto massimo 15 minuti e ci ho messo mezz'ora. Cambiato le calze, ho messo la crema sui piedi. Tanto dopo ci sono i guadi, quindi e mangiato. Ricordatevi, a Cima Banche non mangiate pesante, perché poi vi aspetta la salita, se poi sotto al sole come trovata oggi. Comunque non mangiate pesante, no, la salita non va. Ok, questo è il tratto duro. Noi siamo qua, dobbiamo andare a Col Gallino, sono 20 km. Forse qualcuno ha guardato giù, ha avuto pietà di noi, qualche nuvola ce l'ha data. Ah, errore tecnico. Mi sono messo la cantera e lo zaino mi sta tagliando letteralmente le spalle. Sbagliando si impara. Cioè, ce n'ho da sbagliare, guarda. Ma hai imparato un cazzo. Sembra Valhalla. Sono morto. Allora, noi adesso dobbiamo salire su quel crinale lì, sotto al sole. Il deserto è un lunghissimo tratto senza acqua, poi fa un caldo boia. Non vi conto più i guadi che ho fatto. Beh, adesso direi basta, sarà il decimo. Cazzo, se va dentro fino a al ginocchio in alcuni guai. Corona. Che puttana, sono corto. Mi si è chiuso lo stomaco. Questo caldo mi ha ucciso. Gigantesco momento di crisi. Boh, penso di aver avuto un colpo di calore. Ho fatto il ristoro di Col Gallina, stavo per vomitare, ma poi mi sono ripreso. Poi, nota negativa, ho perso il puntale del mio bastoncino. Con un bastoncino solo mi sembro Mosè. Che puttana. Questo è Averau. Oggi sono provato, non mi escono neanche le cazzate. Averau, siamo arrivati. Ristoro, una breve ma ripida discesa e subito parte con la salita. Passo Giau. Ci lasciamo alle spalle Passo Giau e questo è quello che ci troviamo di fronte. Anche oggi ho detto che c'è troppo caldo e quindi ho bisogno di una lavatina. Forse è l'ultima salita. Esausto. Aggiornamento, mancano 10 km circa. Questo qui è veramente l'ultimo strappetto. Dopo ci sono tutta discesa. La nausea non mi è tornata. È finita
salita. Finito. Finito. Cazzo, sto correndo tutta la discesa finale. Io la frontale non la voglio mettere. Spero di non metterla. Le gambe a pezzi. Eppure non devo mettere la frontale. Cosa c'ho in testa? Fanculo. Cazzo, per 10 minuti. Vedo già Cortina. Yuhu! Questa me la sogno da 23 ore. Che tirata, ragazzi. Pieno di bagagli. Mi faccio 3 km fino al campeggio. Stanotte si dorme in tenda. Spero di dormire. Bilancio della gara buono. Ultrabaffo, saluta tutti, alla prossima!